Mi piace di ricordare adesso questa manifestazione di oggi, dove la RAI ha presentato insieme a CEI, insieme agli amministratori di condominio, soprattutto alla presenza e diciamo con l'approvazione dell'autority delle comunicazioni, la nuova guida divulgativa, guida pratica si dice, CEI, intitolata televisione, radio, multimedia, over broadband, potremmo dire, su banda molto larga. Questo mette in evidenza quanto la RAI, servizio pubblico, spinge verso l'alta qualità. Ci sono una serie di cose molto pratiche, molto semplici. Primo fra tutti un glossario intitolato Le parole dell'innovazione, che danno il senso e la spiegazione semplicissima di alcune sigle incomprensibili, spesso americane, e danno invece il senso, diciamo, di una accessibilità e quindi anche una familiarità maggiore con questi dispositivi tecnologici. Ma cos'è il 4K? Questo è il quesito che veniva posto. RAI è tra i pochissimi broadcaster che è in grado di fare produzione e post-produzione molto sofisticata in 4K, e quindi lo fa mettendo che cosa in evidenza? La bellezza delle città, Roma, Napoli, Venezia in un crescendo rossiniano con Lina Wertmüller, che ha vinto il premio del SAT Awards dello scorso anno. Lo fa con i Bronzi di Riace, che permette di portare la bellezza di questa straordinaria opera d'arte, i due bronzi, bronzo A e bronzo B, addirittura a Milano Expo, è stato fatto lo scorso anno, senza spostare i bronzi dal piedistallo antisismico. Sul 4K la RAI ha fatto molte cose e ne sta facendo molte altre. Sì. Una di queste è anche una ripresa, addirittura con la nuova tecnologia HDR, High Dynamic Range, che aumenta notevolmente la qualità del video con un dispendio, si potrebbe dire, del 20% delle risorse trasmissive. Si migliora del 400% la resa cromatica di luminanza e crominanza, e quindi permette di avere una visione, si dice, come se un pittore avesse una tavolozza di colori che passa da 256 colori, già tanti, a 1024. La RAI sta svolgendo una serie di contenuti, quindi anche ad esempio col centro di produzione di Napoli stiamo lavorando molto intensamente per produrre in 4K, contenuti in 4K. Quindi la RAI in senso lato sta svolgendo un ruolo portante per lo sviluppo del mercato.